approfittiamo di aggiungere un'altra perla al nostro parlare della nostra festa della montagna. Quest'anno abbiamo organizzato, per farla capire meglio, un pedibus, che poi non è il pedibus perché quello lo si fa con i bambini delle scuole, però ci siamo rivolti a chi potevamo e a chi sappiamo che ha le capacità, ed è il CAI, in questo caso parlando di Varese ci siamo rivolti al CAI Varese chiedendogli: ci aiutate, ci assistete? E adesso lasciamo parlare Sergio, che è un alpino, perché comunque è un alpino, ma è anche un rappresentante del CAI di Varese, e vi racconta che cosa abbiamo fatto. Sì, quest'anno è stata la novità di quest'anno, abbiamo portato la gente anche per evitare la code agli autobus da Sacromonte a Capo dei Fiori. 3 mattinate e 3 pomeriggi nella discesa. In totale abbiamo avuto 60 di persone che sono venute. In più abbiamo organizzato un giro dei 4 punti panoramici del nostro Campo dei Fiori per far conoscere appunto la nostra montagna. Questo giorno era a favore di una società di malnate, il baseball ciechi e ipovedenti. E tra l'altro ci hanno fatto la sorpresa di venire a camminare con noi, c'erano 2 ciechi e un ipovedente che ha fatto tutto il giro, i 5 chilometri dei sentieri del Campo dei Fiori. È venuta gente da Milano, da Sesto Calende, che non conoscevano la nostra zona, eravamo in 65, un serpentone, come diciamo noi del CAI, molto bello, molto variopinto, molto colorato, e alla fine tutti contenti e hanno ringraziato gli alpini e anche noi del CAI per questa opportunità che hanno avuto quest'anno, e ci hanno detto: ripetetela perché i posti sono magnifici. E allora, alla luce di questo, si può dire solo: o si lascia o si raddoppia. Gli alpini raddoppiano. A presto.